Secondo la tradizione, l'imperatrice Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio, nel V secolo a.C. fece costruire questo mausoleo per sé, il marito Costanzo III e il fratello Onorio. Tuttavia pare che l'edificio non ospiterà mai le sue spoglie, che saranno invece accolte nella cappella di Santa Petronilla a Roma. L'edificio di pianta a croce latina all'esterno si presenta estremamente povero e semplice. Infatti, oltre ai mattoni laterizio, si scorge solo una serie di archetti ciechi che, assieme ai classici timpani dentellati, rappresentano gli unici motivi decorativi. La cupola interna non è visibile dall'esterno perché è coperta da un tiburio quadrangolare. L'interno, in contrasto con l'esterno, richiama l'attenzione per l'incredibile cura dei mosaici che hanno un messaggio preciso, la vittoria della vita sulla morte. La cupola, situata nell'intersezione tra il vano centrale e il transetto, è mosaicata con un magnifico mantello blu notte cosparso di stelle dorate con una croce gemmata al centro. Ai suoi quattro lati si dispongono i quattro evangelisti rappresentati come animali alati. All'interno della lunetta che sovrasta l'ingresso è rappresentato il buon pastore imberbe, vestito di una tunica dorata che si appoggia ad un'alta croce circondato dal suo gregge. È seduto e attorniato da sei pecorelle, tre per lato, che hanno lo sguardo posato su di lui, ed una gli si avvicina per essere accarezzata. Nel braccio della croce che si impone all'ingresso sono raffigurati due santi poggianti su un piano dorato e sovrastati da una conchiglia rovesciata con un effinto catino absidale. Tra questi è posta una fontana zampillante verso la quale convergono due colombe. Nella lunetta sottostante viene rappresentato San Lorenzo che, tenendo una croce, si dirige verso la graticola con la quale fu martirizzato. A sinistra viene invece raffigurato un armadio con le ante aperte contenenti quattro Vangeli. Nelle lunette laterali, le volte e botte, gli archi riccamente decorati con festoni floreali e intrecci geometrici inquadrano i cervi procinti a bere da una sorgente. Questi animali, inseriti tra tralci di arbusti, simboleggiano metaforicamente le anime cristiane che si abbeverano alla grazia divina, così come dice il Salmo 41: come un cervo cerca l'acqua, così l'anima cerca Dio.